Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. In realtà oggi sarebbe pure un match day di chiave nazionale. Ovviamente stasera si gioca Italia-Malta, una partita che poteva avere tutto un risalto, un certo tipo di risalto dal punto di vista prettamente sportivo. E invece chi la vedrà? Io ancora non so se la vedrò, sinceramente. Le pause nazionali sono sempre un po' indigeste per quanto mi riguarda, ma se sono libero un'occhiata la darò, però sicuramente avrà tutto un altro sapore perché ci sono diversi calciatori che non saranno presenti. Chiesa perché è tornato proprio ieri alla Continassa e poi sappiamo tutto quello che è accaduto con Zaniolo e Tonali nei giorni scorsi, giocatori che potevano essere indispensabili all'interno di questa fase di qualificazione e non ci saranno per motivi extracalcistici. Io ieri nel video che avevo portato e anche un pochettino in realtà sui miei social network ho cercato di dare una sorta di linea guida in questo momento di difficoltà, in questo momento in cui vale tutto e quindi cerco di riassumervela un pochettino. La linea guida è la seguente: intanto ogni singolo caso va analizzato, non si può fare di tutta l'erba un fascio perché magari c'è un giocatore che è più dentro il problema rispetto ad un altro, magari c'è qualcuno davvero che è ludopatico, magari c'è qualcuno che ha scommesso semplicemente così per curiosità e robe varie. Quindi ogni singolo caso va analizzato al 100%, ma in questo momento non si può escludere che ci siano dei casi di ludopatia legati ai ragazzi. Faccio l'esempio di Fagioli. Di Fagioli si dice che abbia accumulato debiti per oltre 1 milione di euro. E se a questa età accumuli debiti per oltre 1 milione di euro, siccome la risposta è scontata, ma ripeto, dobbiamo aspettare di vedere che cosa succede, anche perché non dobbiamo aspettare tanto, ormai siamo lì. Ieri qualcuno mi chiedeva anche: ma che cosa succede? Perché queste persone, questi calciatori giocano sui siti illegali? La risposta che mi do è abbastanza facile ed è articolata in due ipotesi. La prima per privacy. Quando sei una persona influente, un nome pesante o comunque conosciuto nel mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, quello che può essere, non hai piacere a far sapere che il tuo nome è associato al gioco d'azzardo, no? Quindi la prima per privacy. La seconda, perché se vai a scommettere su una piattaforma legale, poi magari dopo vediamo su che cosa, perché potresti aver scommesso sul calcio da calciatore, vietato dal regolamento. Ma se vuoi scommettere su una piattaforma legale c'è un limite di soldi che puoi scommettere. Puoi scommettere 100.000 euro. Per me 100.000 euro è una cifra fuori dal mondo. Per un calciatore che magari guadagna 1 milione di euro all'anno è quasi uno stipendio mensile. Quasi. Quindi o a salire, perché 1 milione è la base, no? Degli stipendi legati al mondo sportivo, al mondo dei calciatori nel 2023. E quindi la possibilità di investire più soldi, spendere più soldi che su una piattaforma legale non avresti potuto mettere, e poi probabilmente su una piattaforma legale avresti poi dovuto dichiararli all'Agenzia delle Entrate, al fisco, magari pagarci sopra delle tasse o comunque ricevere una cifra già tassata, quindi al ribasso su una piattaforma illegale non credo che ci si voglia andare a pagare sopra le tasse e dichiararla proprio perché è illegale. Che cosa fai? Dichiarare le tasse su una cosa illegale non mi sembra una mossa molto furba. Quindi le motivazioni mi sembrano queste qua. Poi, per ogni caso, secondo me, vanno un attimino slegate discorsi personali e andare sul generico, e cioè su che cosa hai giocato su una piattaforma illegale 1 milione di euro a blackjack, alle slot machine, a poker. Probabilmente hai bisogno di aiuto. Non hai violato nessun tipo di regolamento sportivo, però se vai a giocare delle cifre così alte o con così tanta frequenza su una piattaforma illegale, secondo me hai bisogno di aiuto, andresti aiutato, perché probabilmente c'è qualcosa di clinico dietro. Se sei un calciatore e hai giocato sul calcio, ti becchi la squalifica, perché se sei stato poco furbo non lo puoi fare, è vietato dal regolamento. E quindi oltre a magari dover essere aiutato, ti becchi la squalifica giustamente, perché hai commesso un errore. Se invece sei un calciatore, non solo hai scommesso sul calcio, ma hai scommesso sulla tua squadra o hai scommesso su una tua prestazione singola, devi essere allontanato dallo sport, perché questo viola tutti i principi sportivi. Non ha minimamente senso che un giocatore possa andare a influenzare la sua prestazione in base a una scommessa che ha fatto lui o hanno fatto altri, e quindi lui ha ricevuto una somma di denaro per alterare la prestazione. Vai allontanato senza se e senza ma, poi vai aiutato, ma intanto vai allontanato. Perché non c'è posto
nello sport per persone di questo tipo. Quindi valutiamo ogni situazione personale, vediamo se questi ragazzi hanno bisogno anche di una mano dal punto di vista proprio mentale. Non andiamo a priori a... però poi andiamo a valutare anche che cosa è stato fatto. Quindi se è un gioco d'azzardo slegato dal mondo del calcio, slegato dal mondo sportivo, fai anche un po' fatica, no? A condannare, perché non hanno fatto niente di male, non hanno violato nessun regolamento, non hanno errato dal punto di vista professionale. Si è puntato sul calcio, devi pensarci prima, e probabilmente se arrivi a puntare sul calcio da calciatore hai comunque qualcosa che non va e dovresti essere aiutato, perché rischi di metterti la carriera in difficoltà pur di giocare, se poi hai accettato somme di denaro, hai scommesso somme di denaro su una tua prestazione. Io credo che lì non ci siano giustificazioni, e quindi questa è un po' la mia linea guida. Ieri c'è stato un comunicato della Juventus ufficiale. La Juventus ha detto che appena è venuta a conoscenza di questi problemi legati a Fagioli, l'ha subito riferito a chi di dovere, no? A FIGC, a tutti gli organi che devono monitorare queste situazioni. Questo è un po' in risposta a quello che Corona ha detto l'altra sera a Sport Italia, cioè che la Juventus ha cercato di ripulire Fagioli al 1° d'agosto, non portandolo in tournée, bla bla bla. Per dovere di cronaca vi dico che ieri ho errato, non era il 31 di luglio che la Juventus ha interrotto la preparazione, la tournée estiva, perché quella era quella dell'anno scorso, ma ovviamente una squadra di calcio non parte in tournée il 1° d'agosto, perché anche l'anno scorso il campionato è iniziato il 15 d'agosto, e quindi dal 31 di luglio, vi chiedo scusa, la partita corale è stata il 3 di agosto, sbagliato di 3 giorni, ma la sostanza non cambia. È impossibile che la Juventus non porti in ritiro, in tournée, il calciatore perché ha scoperto che il 1° d'agosto, la tournée è bella che è finita, o comunque prossima al termine. Quindi la Juventus ha fatto questo comunicato ufficiale per sottolineare, evidenziare come si sia mossa nella maniera giusta. Poi anche qui vediamo, la Juventus giustamente va a proteggere la sua posizione se c'è stata omertà da parte della Juventus o dei dirigenti della Juventus, perché poi è più un discorso dirigenziale. Chi è stato in silenzio, chi ha condiviso questo silenzio colpevole nel caso, lo vedremo, non lo possiamo sapere, siamo ancora veramente a un momento pochettino così. Però io penso al campo, inizio a pensare un pochettino al campo, signori, perché è vero che adesso è pausa nazionale, però tra una settimana saremo qui, sabato prossimo, a parlare della conferenza stampa di Allegri. Si gioca col Milan, loro non hanno Teo e Magnan, però noi avevamo Chiesa e Vlahovic che non erano al 100%, speriamo che possano recuperare completamente. Chiesa appunto torna a casa dalla nazionale, non giocherà queste partite, Vlahovic in nazionale non c'è andato. Vediamo come recuperano, come ci arrivano questi ragazzi, perché avevano dei problemi fisici, e quindi speriamo che possa recuperare completamente. Poi abbiamo Danilo, ne abbiamo parlato ieri, che forse per questo problema muscolare, anzi è molto probabile che non ci sarà. Danilo che sta rientrando in Italia, o già rientrato in Italia, comunque per recuperare energie è difficile avere a disposizione con il Milan se è un problema muscolare. Pogba, sappiamo già tutti, Pogba è squalificato, e dato che il centrocampo, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Miretti, Pogba, Nicolussi e McKennie sono 7, e Pogba sono 6, Fagioli sono 5, considerando McKennie e Nicolussi che ha fatto 0 minuti fino adesso. Quindi Locatelli, Rabiot, Miretti, McKennie, Nicolussi sono i 5 centrocampisti rimasti alla Juventus, perché Fagioli probabilmente la prossima settimana verrà squalificato, si va verso il patteggiamento, tra l'altro, che potrebbe ridurre la squalifica di Fagioli, che ci sarà molto probabilmente, perché a questo punto ha giocato sul calcio. Anche qui ci sono delle zone ancora molto grigie. Gli illegali di Fagioli hanno parlato di autodenuncia. Se sarà squalificato è perché Fagioli ha puntato sul calcio. Poi vediamo se ha puntato su se stesso, sulla Juventus, sulla Cremonese, quando giocava a Cremona, vediamo. Però visto che si è autodenunciato e si va verso il patteggiamento, la squalifica potrebbe essere ridotta e non di 3 anni. Ecco, io qua voglio arrivare. Dato che rischia di essere una rete molto ampia, ma io, se fossi in uno dei giocatori nella lista di Corona, Corona ha parlato di 50 giocatori totali, 10 di Serie A e non solo calciatori, anche figure come presidenti, forse qualche allenatore, dei dirigenti, ma se fossi loro, la prima cosa che faccio questa mattina, mi sveglio, prendo il telefono, chiamo e mi autodenuncio, metto le mani avanti, perché se so di aver sbagliato e so che in questo modo posso avere una pena ridotta, non sto zitto. Cioè questo non sta zitto, Corona non sta zitto.
ogni giorno ha deciso che butta fuori un nome, due nomi, tre nomi. Quindi sembra anche fuori dalla logica stare in silenzio sapendo di aver sbagliato, sapendo che ci sono i presupposti per rischiare grosso. Perché stanno zitti? Sperano di farla franca? Assolutamente no, non la farete franca. Difficile, state eliminando tutto dai vostri cellulari, dai vostri computer, dai vostri tablet. Ricordatevi che se c'è un'indagine, anche se eliminati i vostri dati dai dispositivi, con dei mandati le vanno a prendere direttamente dai server. Se sono cose digitali è molto complicato. Poi, ad oggi è molto difficile anche capire qual è la fake news, qual è la non fake news, perché c'è questo continuo buttare informazioni all'interno di internet e, come avrete notato, i giornalisti in questo momento sanno poco e niente. Allora, perché i giornalisti non sanno niente? Perché l'unica persona che parla in questo momento è Fabrizio Corona? Perché le uniche informazioni sono a disposizione di Fabrizio Corona? Io ieri nella live ho fatto un po' il mio punto di vista, vi ho illustrato un po' il mio punto di vista. Tra l'altro vi ringrazio perché ho ricaricato la live di Twitch, ho visto che è andata molto bene, la live di un'ora e mezza, quindi non era scontato. Grazie mille per aver seguito anche quel contenuto. Però significa che qualcuno ha parlato da dentro il sistema, o comunque qualcuno che ha le mani in pasta nel sistema, e quindi il giornalista non può arrivare direttamente alla fonte, perché è difficile che il giornalista abbia delle fonti all'interno di un sistema magari malavitoso. Come dicevamo prima, un sito illegale nel quale posso puntare più soldi, nel quale non devo nemmeno dichiarare, nel quale posso magari fare pure evasione fiscale. E questo mette, secondo me, a serio rischio la competitività e la legittimità del campionato. Ieri qualcuno diceva: ma tu non sei preoccupato del fatto che... Eh sì, ma non perché credo che il calcio italiano sia marcio, che ci sia un sistema che ha comprato il calcio italiano. Non è questo. Però sapere che magari dentro il calcio italiano i protagonisti possono essere influenzati o corrotti da questa roba mi preoccupa. Perché ogni squadra ha 25 calciatori in rosa, ok? Quindi 25 per 2, 50. Sono 500 calciatori in totale, essendo 20 squadre. Se anche 50 di questi calciatori, 25, quindi un'intera rosa sulle 20 di Serie A, gioca effettivamente, e se poi ampliamo, andiamo ai presidenti, gli allenatori, i dirigenti, lo staff, cioè significa che ci sono delle persone che mettono di fronte non solo al proprio mestiere, perché sono dipendenti, sono persone che con questo lavorano e campano, ma di fronte a quello che è il valore dello sport. Cioè, ma santo signore, la cosa che mi fa più incazzare di tutta questa situazione, vi giuro, la cosa che mi fa più arrabbiare è pensare che delle persone che hanno avuto una fortuna incredibile nel poter campare facendo quello che amano, e cioè uno sport, possono aver sporcato o inquinato questo sport per soldi o perché per quel brivido della scommessa. Cioè, vi faccio l'esempio di Zaleski. Che si dice che, ripeto, è facile adesso andare sulle fake news, però questa è una cosa che si dice, magari verrà smentita, io me lo auguro. Si dice che abbia scommesso sulla sua ammonizione in un match tra Roma e Salernitana. Ma santo Dio, ma questo ha giocato una finale di Europa League, questo ha vinto una Conference League. Ma quel brivido lì non sarà ben meglio del brivido della scommessa o del venderti la partita? Ma perché, per quanto possa essere insignificante un'ammonizione, ti sei venduto la partita, ti sei venduto la prestazione, sei andato a corrompere quello che era il tuo rendimento in campo per una ragione esterna che con lo sport nulla ha a che fare. Io mi auguro che non sia andata così, mi auguro che questo ragazzo possa trovare poi il modo di dimostrare che non è andata così. Stiamo parlando di un'ammonizione, di un cartellino giallo, magari l'influente ai fini di tutto. Ma questa è una goccia nell'oceano. Cioè, pensate se magari c'è un calciatore in Serie A che è andato a farsi l'autogol, a sbagliare il gol a porta vuota, a prendersi il cartellino rosso, il portiere che magari ha spaperato apposta. Cioè, queste cose mi manderebbero al manicomio. E dato che adesso si sta scoperchiando il vaso di Pandora,
pensare che tutti i calciatori in Serie A, magari anche quelli che stanno scommettendo, non su piattaforme legali, il poker, il casino, quelle robe lì, ragazzi, magari c'è una malattia dietro, una patologia, la ludopatia, qualcuno mi ha detto stai abusando di questa parola, però ragazzi, è difficile non utilizzarla in questo contesto, in questo momento, è difficile, è veramente complicato, lo so che è una parola eccessiva, però qua stiamo parlando di ragazzi di 20 anni che non hanno problemi economici, che mettono a rischio la loro figura, la loro immagine, la loro carriera, tanto per giocare, pur di giocare. Allora come la chiamiamo sta roba qui? Se avete un altro nome, io do un altro nome, non è un problema, non è che voglio usare quella parola, però non me ne vengono in mente altre, mi sembra anzi la più adeguata, la più adatta. Quindi, dato che si sta scoperchiando questo vaso e stiamo vedendo che ci sono tante persone, che tanti giocatori, tanti professionisti che questa roba comunque la fanno a discapito di quelli che potrebbero essere dei rischi ben più grandi, vuoi che non ci siano quelli che si sono giocati le partite? Almeno uno, due, tre, quattro, magari cinque, però quei cinque lì vanno presi e allontanati. Vanno presi e allontanati. Poi ribadisco, secondo me Corona sta creando un caos mediatico eccessivo, perché è ovvio che lui non lo fa. Cioè, attenzione, tendiamoci, cerchiamo di sintonizzarci sulla stessa linea d'onda. Non lo sta facendo perché è un buon samaritano, perché è un cittadino onesto, perché vuole il calcio pulito. Guai al primo che pensa una roba del genere. Lo sta facendo per un suo tornaconto personale, per una sua pompata a livello mediatico, per tornare in auge, per guadagnarci dei soldi. Attenzione, questa soffiata gli sta portando dei benefici. Non stiamo qui a guardarci nelle palle degli occhi pensando che Corona sia il nuovo supereroe che vuole salvare il calcio. No, assolutamente no. Ma se questo porterà a far venire fuori dei calciatori che effettivamente sono andati troppo oltre, ben venga, anche se, ripeto, spettacolarizzare il tutto per me è sbagliatissimo. Perché io credo che in un paese normale o serio le forze dell'ordine, nel momento in cui vedono scoppiare questa bomba qui, ci sono delle inchieste che magari vanno avanti da tempo, danno quell'accelerata tale per cui Corona non può mettersi la mattina a fare la storia e dire oggi alle ore 14, oggi alle ore 16, oggi alle ore 18. Cerco di tagliare il più possibile, di limitare quello che è il danno che sta creando questo personaggio, che non sta facendo del bene, sta facendo il suo gioco, che è diverso, e cerco di andare a fondo, fino in fondo, a quell'inchiesta, a quell'indagine che comunque avevo aperto in precedenza, o comunque lo obbligo a collaborare, perché se no, se sai e non parli, è omessa denuncia, dato che, ricordate Antonio Conte che non poteva non sapere, un certo Pippo Carobbio, vi apro un po' una scatola dei ricordi. Va bene, per oggi ci siamo già allungati abbastanza. È una brutta situazione, un brutto momento, secondo me fa bene parlarne, sempre rimanendo nell'umiltà di dire non sappiamo le cose come stanno andando, ma semplicemente di commentare quello che sembra più corretto dire, perché in questo momento è come essere in una gioielleria, in una cristalleria con tutti i cocci per terra e tu sei scalzo e devi camminare in punta di piedi, perché se metti il piede per terra ti apri, ti tagli, poi è un casino, quindi bisogna cercare di essere molto cauti, secondo me, in questo momento. Ma sicuramente stanno venendo fuori delle informazioni terrificanti.